A presto, arrivederci. Sono Arrigo Levi e questa volta non vi parlo di politica, vi parlo di bambini, di un'inchiesta, I giorni dell'infanzia, che andrà in onda per 7 settimane, a partire dal 26 marzo, tutti i venerdì sera alle 10 su Rai 1. Vi parleremo della cosa forse più bella che c'è al mondo, avere dei bambini, farli crescere bene, aiutarli a diventare grandi, bravi, indipendenti, forse anche felici. Che cosa c'è di più importante al mondo? Questi sono tempi in cui tutto attorno a noi sembra crollare o forse tutto si rinnova. Occuparsi di bambini una volta tanto invece che di politica dà fiducia che tutto si rinnoverà. Ah, ecco Giovanni. Ciao, già qui. Se non andiamo subito, ci salta il servizio per il giornale. Allora dobbiamo saltare la colazione. Peccato, c'erano i plum cake. Forse il servizio può aspettare qualche minuto. Domattina inizia la giornata con un fragrante plum cake del Mulino Bianco preparato con lo yogurt, per un morbido risveglio. Mangia sano, torna alla natura con Mulino Bianco Barilla. Dice che la maionese è buona, ma non è delicata. Dice che la vuole più delicata. Maestro, provi con Kraft. Dice che una maionese così delicata non l'ha mai assaggiata. Complimenti allo chef. Maionese Kraft. Questa sì che è maionese. Kraft, cose buone dal mondo. Le sorgenti giapponesi sono ricche di oligominerali, preziosi bioelementi, indispensabili all'equilibrio cellulare della pelle. Oggi questi bioelementi naturali sono racchiusi in Bionsen, una linea di integratori minerali per l'igiene del corpo che rispetta l'idratazione fisiologica della pelle. Bionsen, integratori minerali dermoprotettivi. Buonasera, domani martedì 23 marzo, il sole sorge alle 6:09 e tramonta alle 18:25, la luna si eleva alle 5:48 e cala alle 18:52. Marzo 1930, a conclusione della sua prima avventura a fumetti, Topolino incontra Minnie. La Topolina, gonna a pois da cui spuntano mutandine di pizzo, come aveva indicato Walt Disney al disegnatore Hube Hawkers, sta stendendo i panni. Per farle una sorpresa, Topolino si infila in un pigiama appeso al sole. Minnie gli balza al collo per un bacio, la corda non regge e rotolano a terra. È la prima apparizione nei fumetti, ma in realtà Minnie sta accanto a Topolino già da un paio d'anni. Nel 1928, infatti, l'abbiamo incontrata sia nel cartone animato muto Plain Crazy che in quello sonoro Steamboat Willie, dove Topolino, sempre galante, l'aiuta a salire a bordo del battello agganciandola delicatamente per le mutandine con l'uncino dell'argano. È un'immagine civettuola e tutta femminile per un personaggio che Walt Disney aveva concepito proprio come l'esatto opposto.